se nel 99 Juncker disse che sostanzialmente l'Unione Europea funzionava il procedimento di formazione delle decisioni buttando sul tavolo un fascicolo che se non veniva capito da nessuno e quindi poi non era oggetto più di discussione, si andava avanti. Di reazioni. Noi andiamo avanti, se nessuno reagisce noi andiamo avanti. Questo è stato detto da Juncker. Se nessuno, cioè vorrei che fosse chiaro che alla base dei procedimenti di formazione degli atti comunitari c'è questo principio: se nessuno capisce di cosa stiamo parlando, andiamo avanti. Tanto la gente non capisce. D'altra parte, però, per riallacciarci alla riflessione del professor Fusaro, nelle polis si diceva che una delle conseguenze che il cittadino deve scontare per non aver partecipato alla vita politica è quello di essere governato da esseri inferiori. Io direi anche da persone senza scrupoli. Quindi, grazie a queste ottime relazioni, spero che voi prendiate atto della situazione in cui ci troviamo e magari cominciate a preoccuparvi meno di aspetti minimali delle vostre esistenze e a cercare di capire perché perdete il lavoro, perché siete più poveri, perché siete più depressi e cominciate magari a leggere i libri Minima Mercatalia, ottimo libro del professor Fusaro, Euro e o Democrazia Costituzionale, bellissimo libro del presidente Barra Caracciolo, e magari cominciate pure a impegnarvi politicamente in associazioni come la nostra che spero prendano piede in questa città per cominciare a cambiare le sorti del nostro paese.